Grazie Presidente. Io vorrei ricordare all'onorevole Cafiero De Raho che qua non stiamo in tribunale e non stiamo a fare la requisitoria. Vorrei ricordare sommessamente che ha cambiato mestiere. Oggi svolge un'attività politica. Era un tempo quando faceva l'anticamera al CSM sulla piazza in attesa che qualche consigliere lo ricevesse. Colleghi, per favore, ascoltiamo. Oggi si sviluppa lo stesso schema che si sviluppa in ogni circostanza in cui un giornale pubblica le notizie di un'inchiesta. È giusto che ci sia la pubblicazione, è giusto che ci sia l'inchiesta, ma lo schema dovrebbe separare quello che avviene nelle aule giudiziarie rispetto a quello che avviene in questa sede. Invece l'intersecazione, la coincidenza che si svolge continuamente in questi casi è automatica. Ho ascoltato il collega Bonelli dire: noi non siamo interessati dalle vicende giudiziarie, quando ogni settimana presenta un esposto alla magistratura. Ho ascoltato la collega Serracchiani dire che è una questione politica, quando con alcuni esponenti del suo partito ha cercato di costituirsi parte civile nel procedimento penale nei confronti di un sottosegretario. Non è una questione politica se tu cerchi di far parte... No, colleghi, per favore. Per favore. Però, onorevole... Scusate. Colleghi, un attimo. Colleghi, chiedo solo la cortesia. Riferiamoci sempre all'informativa richiesta, la prego. Io la prego invece di lasciarmi parlare, prego, perché ha lasciato parlare il suo collega di partito, che si ricordi, Presidente, ha parlato non solo dell'informativa, ha parlato anche di una norma che è stata approvata nella legge di delegazione europea contestandola e nessuno l'ha interrotto. Perché in questi giorni ci siamo presi attacchi, ci siamo sentiti dire che siamo nella dittatura, nel Medioevo, in Cina. Queste cose le abbiamo accettate. Prego, colleghi, per favore. Per favore, colleghi. Aspetti. Onorevole Costa, aspetti un attimo, abbia pazienza. Colleghi, per favore, facciamo parlare l'onorevole Andrea Costa, la prego. Lo dico a tutti. No, un attimo. Per favore, chiedo ai colleghi di finire. Assolutamente. Onorevole Andrea Costa, prego. No. Enrico Costa, scusi, padre. Grazie Presidente. Io quindi penso che noi non dobbiamo continuamente portare avanti lo schema delle informative a gettone della stampa quotidiana. Ci sono le inchieste si svolgano, vadano avanti, però non è un avviso di garanzia, qua non c'è neanche l'avviso di garanzia, non è semplicemente dall'avvio di un'inchiesta giudiziaria che si interessa immediatamente il Parlamento su questioni che non c'entrano assolutamente niente. E dico una cosa, ho letto anch'io qualcosa di riferimento ad un sottosegretario non indagato, è vero, ma mi sembra che siano fatti del 2021, quando c'era il governo Draghi, di cui noi facevamo parte. Quindi è evidente che andare a chiamare un ministro in carica su temi assolutamente passati sia una cosa anche a sproposito. Mi fermo qua e evidenzio che penso che la legge di bilancio e la manovra siano cose più importanti in questo momento.